John Bourne, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Chiedetemi la mente, scusate sotto c'ho il pigiama, però sto a casa con 38 e mezzo di febbre, quindi non è che posso fare salti mortali. Vi chiedo scusa pure se mi sentite un pochino sotto, però lo spettacolo deve andare avanti. Oggi è mercoledì e quindi The British Wednesday. Come vi ho detto male oggi, mamma mia. Premetto che siamo mancati per tre puntate, cioè per tre giornate di Premier League. Questa dopo, ma che cazzo dico? Questa che si è appena giocata è stata la terza che non abbiamo fatto. Perché? Perché ce n'è stata una domenica, poi ce n'è stata, io volevo fare la puntata mercoledì, però ce n'è stata una che si è divisa tra martedì e mercoledì. E ho detto, perché devo farla a metà? Cioè, in senso che magari poi la gente sotto mi scrive, sì, ma guarda, l'Arsenal ieri ha giocato, ieri ha vinto, e poi io non lo so. Quindi ho detto, magari rizzo un po' quell'altra, aspetto la domenica e arrivo direttamente al mercoledì dopo. Quindi oggi andremo a riassumere sia le due giornate di campionato che ci siamo persi, sia quella di mezzo che ha fatto il turno infrasettimanale. Per fortuna la Premier League non fa questa settimana il turno infrasettimanale come la Serie A e come la che è la Ligue 1, quella là, mi pare che la fa pure la Bundesliga. Motivo per cui possiamo fare la Premier League. Non ci sarà la solita location dietro, ma raga, non gliela faccio proprio mentalmente a mettermela, a mettere tutte le sciarpe, gliela faccio un po' di capoccia. Partiamo subito e partiamo dal Chelsea di Conte. Chelsea di Conte che mette la undicesima vittoria consecutiva, fa 3 vittorie su 3 in queste giornate che non ci siamo stati, ma soprattutto vince con 3-1-0, che io molto spesso quando se gioca male dico che gli 1-0 non mi piacciono, però in questo caso è stato proprio sinonimo di cinismo. Perché? Perché il Chelsea non è che ha vinto 11 partite tutte 1-0, quando ha avuto l'opportunità le ha vinte anche 3-0, 4-0, 5-1, però si è dimostrata una squadra tonda che riesce a giocare bene in ripiegamento difensivo, riesce a giocare bene in ripiegamento offensivo, riesce a dare una certa costanza in avanti e nella parte difensiva. Quindi a me mi piace molto questo gioco che gli sta imponendo Conte. Poi c'è un certo fenomeno quale è Diego Costa, che segna oggi e domani pure, anche se io non lo posso vedere Diego Costa, Diego vaffanculo, segna oggi e domani pure, motivo per cui il Chelsea è lì e vola più 6 sulla seconda, che attualmente è il Liverpool che, ragazzi, sì, generalmente sta facendo bene anche in queste 3 settimane che c'eravamo che non c'eravamo più visti per la Premier League. Ha fatto 2 vittorie e un pareggio contro l'Everton e contro il West Ham, che ci sta, però resta sempre il solito Liverpool al cardiopalma, ne è sinonimo l'ultima, l'ultimo incontro di domenica, proprio in cui il Liverpool riesce a vincere al 95esimo il derby contro l'Everton con gol di Mané. Cioè, tu dal Liverpool non sai mai cosa aspettarti, se aspettarti la vittoria, se aspettarti il pareggio, se aspettarti la sconfitta. E questo si questo si può attuare sia se il Liverpool affronta lo United, sia se il Liverpool affronta il Chelsea, che affronta il Bournemouth, che affronta l'Everton. Chiunque il Liverpool affronti può sempre vincere, pareggiare e perdere. Questa magari è una certa imprevedibilità che non ci dovrebbe stare. Il City nelle ultime 2 ha fatto 2 vittorie, però va segnalata, perché non l'avevamo detto, il tracollo contro il Leicester. Leicester che ha distrutto il Manchester City 4-2. Leicester che è imprevedibilità, come dicevo anche del Liverpool, però un'imprevedibilità molto più bassa, l'altra faccia della medaglia dell'imprevedibilità, più votata verso la sconfitta purtroppo per Ranieri e per i suoi ragazzi. Però il City bene o male ha saputo fare tesoro di quella sconfitta, perché stava andando male fino alla sconfitta contro il Leicester. La sconfitta contro il Leicester è stata proprio lo schiaffone in faccia a Guardiola, e da lì ora il City fa un gioco molto, molto più votato all'attacco e molto più intelligente. Infatti, se guardate adesso le partite, almeno per le ultime 2 partite del Manchester City, per quanto io possa averle viste bene con il commento in australopiteco perché non ho Sky, comunque le guardo sempre in un modo o nell'altro, il Manchester City sta optando per un gioco molto più bello e divertente. Il tiki-taka, che però per le prime giornate sembrava veramente portato allo sfinimento, proprio un possesso palla sterile piuttosto che un tiki-taka vero e proprio, adesso invece si sta dimostrando sempre più funzionale. Per quanto riguarda il discorso Champions League, mentre l'Arsenal si pensava fosse quest'anno una squadra comunque più proiettata verso lo scudetto, con un posto tra le prime 4, quindi un posto in paradiso quasi sicuro, così non è, e
così lo ha dimostrato, lo ha dimostrato queste tre giornate, perché abbiamo visto l'Arsenal perdente due volte, una volta contro il Manchester City e una volta contro l'Everton, il che non è che parliamo di due sconfitte inaccettabili, ci mancherebbe, però sono sempre due sconfitte in tre partite che comunque ti fanno andare a perdere del campo, ti fanno andare a perdere del terreno, soprattutto se sotto c'è un Manchester United che va citato assolutamente, che sta ricominciando a rodare. In queste tre giornate lo United ha messo di fila tre vittorie molto molto importanti, molto piene anche lo United di cinismo, vittorie anche magari di misura, vittorie tutt'altro che scontate, perché poi se andiamo a pensare a quello che veramente è lo United, non ci aspettiamo mai che vinca di sicuro. Ciò che mi è apparso a me è che il Manchester United, mentre prima in queste prime giornate, quando non girava totalmente bene, poi crollava malamente, era vittima magari di un tracollo, di una sconfitta, in questo istante lo United è una squadra che anche quando soffre, anche quando viene colpito malamente, poi riesce in un modo o nell'altro a rialzare la testa e a dire la propria, magari a portare a casa l'intera posta in palio, cosa che non succedeva a inizio anno, cosa che le squadre di José Mourinho sono sempre riuscite a fare, non ci riusciva con lo United e adesso ci sta riuscendo, quindi complimenti a loro. Parlare di possibile scudetto per lo United adesso è quasi utopia, bisognerebbe assistere ad un tracollo del Chelsea, cosa che la vedo attualmente quasi impossibile, però nulla è impossibile nel mondo. Lo United dista 13 punti dal Chelsea, però dista solamente 3 punti dalla Champions League, difesa dal quarto posto dell'Arsenal, il che a me non mi sembra così tanto clamoroso. Nel mezzo c'è anche un Tottenham che è un pochino discontinuo, vince, pareggia e perde, bisogna vedere cosa vuole fare da qui a fine anno. Il problema dell'Arsenal in sé, ragazzi, è solo uno, è il fatto che non ha un gioco, cioè l'Arsenal è forte, fortissimo, però perché è forte? Perché ha dei campioni. Però mentre molte squadre che hanno solo dei campioni, anche se non producono gioco, vincono, perché magari ne hanno 6 o 7 di campioni, l'Arsenal ha due grandi top player. Poi voi mi direte sì, anche quello, quell'altro, ok, ma ha due grandissimi top player che sono Ozil e Sanchez. Poi sì, possiamo parlare di Cech che è forte, possiamo parlare di Bellerin che è un grandissimo terzino, possiamo parlare di chi ve pare, dei Giroud che le butta tutte dentro, però i due grandi top player, i due che dicono oggi ti risolvo la partita, punto, e la risolvono, sono Sanchez e Ozil. Quindi mentre magari il Chelsea che magari un giorno non gira, c'ha quel Diego Costa, quello Scar che mo se ne va ma vabbè, c'ha quel Hazard, c'ha quel Kanté che magari dice ok oggi ti risolvo con una botta da fuori, ti sradica il portiere, mentre quella Manchester United c'ha quel Pogba, c'ha quel Ibrahimovic e chi più ne ha più ne metta, perché ce ne ha veramente tanti che decidono le partite da soli. L'Arsenal invece deve un po' più affidarsi al gioco di squadra, quest'anno non gli sta riuscendo a Wenger e quindi sta cosa va anche rivista. Chiudo parlando del Leicester, il Leicester di Ranieri, che in Champions tanto bene sta facendo, ora lasciate stare che non ha avuto sto grande girone, però tanto bene sta facendo, mentre in campionato non va. Cosa è successo? Queste tre giornate si sono aperte con la vittoria del Leicester sul City per 4-2, lì ragazzi io ve parlo chiaramente, vedevo la partita, mi sono emozionato, mi è sembrato di rivedere il Leicester dello scorso anno, Leicester che ha preso per i capelli il City e lo ha letteralmente strapazzato. Poi però che succede? Succede che il Leicester va sul campo del Bournemouth e perde 1-0, il che te fa ritornare in mente tutti i brutti ricordi. Poi ora non si capisce veramente cosa vogliamo, come vogliamo parlare del Leicester in sé, perché poi quest'ultimo weekend va a giocare contro lo Stoke City 2-0 a fine primo tempo con un uomo in meno, perché Vardy è stato espulso in modo assurdo, peraltro espulsione che non c'era nemmeno da immaginarsela. Dopo 20 minuti Leicester tutta la partita a giocare in 10 va a rimontare 2-2 con grande cuore. Non so ragazzi, comunque spero che a fine anno il Leicester si salverà, addirittura spero che si qualificherà in Europa League, ma attualmente lo vedo veramente impossibile. Comunque nel calcio non si sa mai, se si sveglia domani e decide di vincere tutte fino alla fine può arrivare pure in Champions matematicamente, vediamo come va. Detto questo video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto invito a lasciare un mi piace, se il video ha fatto cagare un dislike, buon qualcosa a tutti, perché volevo dire buon Natale, ma tanto ci rivediamo almeno 14 volte per chi segue tutte le serie del canale, per chi segue solamente questa serie, ovvero quella del British Wednesday sulla Premier League, buon Natale e ci vediamo, ma a parte che non giocano prima, no, giocano a Natale, giocano il 24, ah già, giocano a Santo Stefano, e allora ci vediamo ad un prossimo video. Ragazzi, sto scabocciando, purtroppo in un prossimo video però non parlerò del Tottenham perché me lo hanno piazzato il 28 dicembre, mercoledì, senza motivo, così, d'amblè, solo il Tottenham, e il Tottenham non ne parlerò. Washalala, e ci vediamo ad un prossimo video.